drammatici oggi, già dai primi minuti dell'incontro tra Bologna e Roma. Sabato 30 dicembre 1989. Si gioca l'ultima giornata del girone d'andata. Al Dall'Ara si affrontano Bologna e Roma. Al quinto minuto c'è un lungo lancio di Bonetti per Giordano, sulla destra. Il centravanti evita Manfredonia con un dribbling a rientrare. Arriva Desideri in seconda battuta e mette il pallone in calcio d'angolo. Manfredonia ha cercato egualmente di recuperare la palla di cui si era intanto impossessato l'amico ed avversario Giordano e lo sforzo è stato fatale. Stringara si reca sulla bandierina del corner, ma gli sguardi vanno verso il numero 5 romanista. Manfredonia, vedete che s'accascia a terra, cade completamente solo. I compagni si accorgono dopo un istante della situazione, che è gravissima. Giordano, Bonini e Desideri sono i primi ad accorrere in suo soccorso. I compagni capiscono subito la gravità della situazione anche per i volti preoccupatissimi dei medici sociali della Roma, di Cicco e del Bologna. La situazione pare immediatamente grave. Sembra di rivedere l'incubo di Perugia, la morte di Renato Curi in campo. Il giocatore è stato trasportato immediatamente all'ospedale maggiore di Bologna, dove è arrivato dopo soli 7 minuti. Manfredonia è in coma, ma quel che è certo è che la celerità dell'intervento medico lo ha salvato. A meno di 24 ore dal duplice infarto che lo ha colto durante la partita Bologna-Roma, Lionello Manfredonia presenta condizioni cliniche che inducono all'ottimismo. Dopo 2 giorni, però, Lionello rivede la luce. Il calciatore ha recuperato lo stato cosciente, uscendo dal coma in anticipo rispetto alle previsioni dei sanitari che lo hanno assistito all'ospedale maggiore di Bologna. La moglie Carolina stamane gli ha augurato il buon anno. Manfredonia ha aperto gli occhi ed ha articolato le prime parole, mostrando di riconoscere i congiunti. Ha chiesto anche una sigaretta. E vorrebbe anche riprendere a giocare. La sua vita è a sudare in campo. Che ha sorriso soddisfatto quando i medici del reparto di cardiologia lo hanno informato che la sua squadra era uscita imbattuta dallo stadio Dall'Ara. Ma l'Istituto di Scienze dello Sport gli proibirà di riprendere l'attività. E mi complimento ancora con tutto quello che è stato fatto qui a Bologna, perché io continuo vuol dire che se Lionello è in vita, questa volta lo deve alla medicina. Termina così la carriera di un giocatore che ha sempre amato le sfide guardando l'avversario in faccia, anche quando c'era da passare in maglia giallorossa e farsi accettare dal pubblico, dopo essere stato una bandiera laziale e un fresco avversario juventino. Ero sicuro che ce l'avrebbe fatta. Da una roccia come Lionello me l'aspettavo la guarigione. Sentivo che sarebbe potuto tornare tra noi. 2 giorni dopo l'incidente avevo già capito che non si trattava di infarto. Manfredonia esce in barella, ma la partita non si ferma. La Roma incassa l'1-0 per una sfortunata autorete di Nela. Con deviazione di Nela, ecco Nela che tocca. Il pareggio arriva un minuto dal 90esimo grazie a Ruggero Rizzitelli. Quello del romanista è uno degli ultimi gol della 17esima giornata.